Noi partiamo da un ragionamento europeo della SEM che parla della dismissione del carbone entro il 2030, l'ENE ha accelerato al 2025 e ha dato subito dei segnali incomprensibili di riduzione dei superi a livello di carbone in tutta Italia, del 30% circa. È chiaro che il 30% su questo impianto implica 97 lavoratori. Allora, sulla forza da lavoro di 250-360 persone, 97 toglie 97 lavoratori è una cosa incomprensibile, impensabile e pericolosa, perché non è vero che un impianto che funzionava a 402 addetti oggi funziona a 360, domani a 250 non ci può funzionare. Quindi noi siamo preoccupatissimi, primo per l'impatto sul territorio, secondo sull'occupazione, sulla produzione industriale di questo segmento di Civitavecchia e soprattutto sul tema della sicurezza, perché probabilmente, no, stringi la gente si potrebbe fare male. Se a noi ci facessero capire da qui a cosa vuole fare l'ENE, quali sono gli investimenti, qual è il piano industriale, qual è la riconversione della centrale, noi saremmo disponibili a discutere di tutto. C'è una delegazione di meccanici che chiaramente stanno appoggiando la nostra protesta, anche perché in centrale ci sono ad oggi oltre i 350-360 elettrici, ci sono 480 meccanici. Anche loro sono preoccupati che, abbassando i livelli occupazionali, chiaramente l'impatto sull'occupazione metalmeccanica, di servizio, insomma, capirci, probabilmente potrebbero essere impattati anche loro. Quindi ad oggi ci hanno portato la solidarietà e ci hanno già dato la disponibilità a unirsi in avvertenze che ci saranno ulteriormente se l'azienda ancora non ci convoca, comunque non cerca di trovare insieme a noi una soluzione, o quantomeno non ci fa capire uno scenario futuro. Noi siamo fortemente preoccupati, perché un taglio netto del 30% della forza lavoro non ci fa stare tranquilli anche da un punto di vista della sicurezza, perché poi l'Enel continua, e ce l'ha dichiarata anche davanti al pretore quando nel tentativo di conciliazione, continua a sostenere che questa centrale può funzionare con questi numeri esigui. Noi siamo allarmati perché questo, poi lo sappiamo, porterà a dei carichi di lavoro eccessivi, porterà anche purtroppo alle persone, quando lavorano in maniera frettolosa possono essere soggetti anche a degli infortuni, che ci auguriamo assolutamente che questo non avvenga, perché immaginate un po' voi un infortunio per un operatore della centrale quanto può essere importante. Siamo aperti a dialogare con l'Enel e con le istituzioni, a cominciare da Civitavecchia, perché da Civitavecchia deve partire un segnale forte. Io approfitterei per ringraziare tutti i lavoratori e le lavoratrici della centrale, che voglio ricordare oggi hanno scioperato e stanno manifestando con noi da questa mattina, quindi lo sciopero è di 8 ore, quindi un ringraziamento a loro. E non molliamo la presa, noi ci siamo, abbiamo le idee chiare, siamo su questo uniti, e CGL, CISL, UIL, Siltem, FAI e FILCEM hanno la stessa veduta su un territorio importante come Civitavecchia, e sappiamo benissimo le ricadute sia sul personale diretto ma soprattutto sull'indotto, perché noi, anche se non li rappresentiamo noi come categoria, sappiamo benissimo quanto possono incidere in termini di perdite di posti di lavoro sull'indotto. Siamo qua per protestare, tutte le organizzazioni sindacali unite, per protestare contro il piano di riduzione di 97 esuberi prospettato dall'Enel. Si tratta di una cosa inaudita, mai successa prima, che getta un'ombra abbastanza importante non solo sul destino di questi lavoratori ma soprattutto sul destino dell'impianto. Sappiamo che l'impianto in teoria dovrebbe essere fermato al 2025, ma ci sono già condizioni molto precarie dal punto di vista produttivo. Quindi la preoccupazione non è solamente dei lavoratori Enel oggi in piazza, ma anche di tutti i lavoratori delle ditte appaltatrici, che già da tempo, insomma, subiscono diversi tagli agli appalti, eccetera. E quindi sono spinti in condizioni di precarietà. Tutti quanti insieme come organizzazione abbiamo quindi incontrato il sindaco e altri esponenti politici che ci hanno garantito un interessamento, e con l'organizzazione anche di tavoli, di incontro a cui far partecipare ovviamente l'Enel e anche i ministri interessati e i ministeri interessati, oltre alla Regione Lazio. Il discorso è molto semplice, la transizione energetica non può e non deve, non la devono pagare i lavoratori della centrale di TV Nord, ma non solo i lavoratori della centrale di TV Nord, anche quelli dell'indotto, ma non solo loro, il territorio complessivamente. Non può essere che
si decide di fare un processo, un percorso lungo e articolato, ma intanto subito si propongono tagli, tagli del personale, tagli molto importanti, vicino al 30% delle persone che sono occupate in centrale. Per cui il percorso oggi ha visto la sollecitazione e il coinvolgimento delle istituzioni locali, il sindaco, con cui abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo confrontati. A noi francamente non interessano le questioni elettorali, anche se i tempi in qualche modo sono diciamo così, concomitanti. A noi interessano i posti di lavoro, interessa il territorio di Civitavecchia. Enel non può decidere di fare strategia e il conto lo pagano le persone. Il momento è importante, è stato importante coinvolgere oltre l'azienda su cui siamo al tavolo nazionale, coinvolgere anche le istituzioni e gli attori locali che sicuramente potranno portare altre persone a intervenire sulla cosa. Speriamo che questo aiuti nella trattativa nazionale. Nel comunicato che abbiamo emanato ieri parlavo di solidarietà, ma ovviamente è un impegno che va oltre la semplice solidarietà e che abbiamo dimostrato esserci in questi anni. È ovvio che a questo punto, essendo una questione che investe il sito produttivo di Civitavecchia, ma inevitabilmente una strategia che è di carattere nazionale, la questione si affronta anche a livello nazionale. Tant'è vero che nella prossima convocazione del tavolo del lavoro ci saranno esponenti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente. Ministero dello Sviluppo Economico che ha comunque già intrapreso una strategia, già delineato una strategia. Hanno incontrato i produttori da fonti fossili, incontreranno il 17 giugno le organizzazioni sindacali, dopodiché la discussione si unirà a livello centrale e verrà alla fine declinata sui vari territori. Ma alla fine non voglio dire nel 2024, quando mancano 3 giorni alla decarbonizzazione. Alla fine, dopo questo incontro del 17 di giugno, la cosa si sposterà sui territori, perché ogni territorio, come ha detto qualcuno delle organizzazioni sindacali, condito perfettamente, ha le sue peculiarità. Ripeto, non è possibile che qualcuno metta il carro avanti ai buoi, ovvero non è assolutamente possibile che si dichiarino 97 esuberi prima che una strategia del genere venga delineata, perché è ovvio che un'azione di questo tipo non rientra in una pianificazione complessiva e quindi non ha senso se non nelle solite strategie da 4 soldi che prevedevano di dividere e di impiegare. Quindi la nostra attenzione sarà ferma per quello che rimane a questa amministrazione, ovvero una ventina di giorni, e sono sicuro che la prossima riamministrazione farà altrettanto, anzi meglio.